preso atto. Si rivolge alla stampa il capogruppo della Lega a Palazzo del Carmine, Oscar Aiello, e lo fa partendo da una dichiarazione in cui dice che è necessario un cambio di passo rispetto ai risultati della ultima chiamata alle urne dei cittadini, che lui definisce come un vero e proprio tracollo, dei dati che hanno visto il partito di Salvini con risultati negativi sul territorio nisseno, secondo il capogruppo, serviranno per approdare ad una nuova fase con un cambio di passo. Nonostante l'esito negativo delle elezioni che ha visto la Lega in provincia di Caltanissetta, ultima nella coalizione di centrodestra e ultima in Sicilia per percentuale, voglio comunque essere positivo e propositivo, suggerendo al partito una nuova fase di aprirsi all'associazionismo, al civismo, di ritornare di nuovo tra la gente per riconquistare il rapporto col territorio, con gli iscritti, simpatizzanti, militanti che vanno considerati non solo in campagna elettorale, ma ahimè nemmeno questo è venuto, ma anche nella normalità. Per cui mi farò promotore come gruppo consigliare, come capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Caltanissetta, di iniziative per avviare una nuova fase, per riprendere quel contatto con i cittadini, con gli elettori che purtroppo abbiamo perso e che prima portava risultati positivi.